Domenica a Retorbito 4.000 persone hanno voluto manifestare pacificamente contro il progetto di realizzazione di un impianto di pirolisi in un territorio a netta vocazione vitivinicola. Per questo motivo noi della redazione Noi Media Network abbiamo voluto intervistare il presidente di Riccagioia proprio nella sede di Torrazza Coste. Perché Riccagioia? Perché Riccagioia è il centro di ricerca, formazione e servizi della vite e del vino. Serve questa protesta o alla fine si farà questo impianto secondo te? Ah, io mi auguro sempre che questo impianto non si faccia. Mi rendo conto di quello che sono le difficoltà legate al fatto che esistono delle normative e un imprenditore che decide di realizzare un impianto nel nostro senso in cui risponda a tutte quelle che sono le normative, le prescrizioni, diventi difficile impedirgli di farlo. Io sono fortemente contrario e comunque continuo a sostenere questa battaglia e sono convinto che anche queste manifestazioni di piazza servono a sensibilizzare, perché non è la vocazione di questo territorio e quindi rivendico quello che è una capacità che deve avere la politica di rappresentare al 100% gli interessi dei propri cittadini, al di là di quello che sono le possibilità previste dalla legge di poter dire di no. E in questo caso, a prescindere da quello che è il rispetto di tutti i parametri di legge e normative vigenti, il fatto di dire di no da parte della politica a un impianto che nulla a che vedere con quello che è la vocazione di questo territorio, ritengo che debba essere portato avanti, cosa che come Lega peraltro stiamo veramente perseguendo. Ho incontrato varie volte i membri del comitato, c'è un certo tipo di lavoro, io credo che sia doveroso portarlo avanti. Poi che ci sia già una volontà, non penso che ci sia una volontà già precostituita di portare avanti questo impianto a tutti i costi, anche perché la pianura padana è piena di zone già fortemente antropizzate, di zone già compromesse dove si possono portare avanti insediamenti di questo genere. Noi siamo per uno sviluppo dell'Oltrepò legato a quello che è il suo patrimonio, che sono i vigneti e tutto quello che è prodotto tipico di qualità. Impianti di questo genere non sono assolutamente compatibili dal punto di vista ambientale. E quindi noi continuiamo a portare avanti la partita. Mi rendo conto, partita non semplice, perché ad oggi quello che è le prescrizioni anche della Bassanini, che hanno diviso molto bene quello che è il potere degli organi amministrativi da quello che è gli organi tecnici, sono molto chiari e ben distinti. Questo era stato fatto per evitare i problemi legati alla corruzione. Ma adesso qualche problema legato al fatto che l'autorizzazione di certi insediamenti passa attraverso quello che è l'apparato, senza la possibilità per la politica, che sono diciamo gli eletti dei cittadini, in una democrazia rappresentativa penso che sia basilare, diventa sicuramente una partita complicata. Il fare un referendum, come ha suggerito il Presidente Maroni, può essere utile? Beh, quella può essere una possibilità, più che altro dal punto di vista del segnale, anche perché poi diciamo quello che è il valore dal punto di vista legale di un referendum è inesistente. Però anche questo, come le manifestazioni di piazza, rientra tra quello che è il segnale che il territorio, le persone possono dare al sistema. E quindi benvenga, anche se non è la soluzione diciamo risolutrice, perché anche se dovesse passare un referendum all'unanimità per il no, comunque gli imprenditori che stanno lavorando per fare questo tipo di impianto potrebbero evidentemente contestare la validità di questo strumento, però è sempre comunque un segnale. Ok, grazie.